Sono stati presentati presso la sede della Regione Marche i titoli della stagione invernale 2015 della Rete Lirica delle Marche, istituita lo scorso 25 ottobre, promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione Marche e realizzata grazie al coordinamento del Consorzio Marche Spettacolo. Ne fanno parte i teatri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo, con il coordinamento produttivo dello Sferisterio di Macerata e il supporto del Rossini Opera Festival e della Form. Due le produzioni realizzate con la consulenza artistica del maestro Alessio Vlad, Madame Butterfly di Giacomo Puccini con regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi e l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti con la regia di Saverio Marconi. Questi titoli sono stati, ci siamo messi d'accordo con i teatri, i tre teatri dove andranno i titoli, sono dei titoli che in questi teatri non erano stati fatti recentemente, c'era una richiesta anche dei teatri di questi titoli. La cosa importante, voglio dire, che io credo moltissimo in questo circuito, lo considero un coronamento della, in certi versi, della mia attività in questa regione, perché le Marche è la regione dei teatri. Nelle Marche non c'è una fondazione lirica e quindi tutto questo porta, ci sono naturalmente dei festival importanti, ma è un altro discorso, tutto questo porta a un lavoro sul territorio che è l'unico modo, secondo me, affinché la lirica abbia una possibilità di sopravvivenza in questa regione. Ma mi aspetto, come sempre, una forte risposta da parte del pubblico, perché nelle Marche c'è un pubblico, perché se no non ci sarebbero tutti questi teatri. Naturalmente c'è una forte tradizione della lirica delle Marche e mi aspetto soprattutto un futuro. Le opere saranno rappresentate a partire dal 16 gennaio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli, al Teatro della Fortuna di Fano e al Teatro dell'Aquila di Fermo. Orchestre impegnate la Form e l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. I cori sono quelli del Ventidio Basso di Ascoli e del Teatro della Fortuna di Fano. L'esigenza è duplice, siamo in grave congiuntura, crisi finanziaria pubblica e privata, e sono stati modificati i criteri di finanziamento del fondo dello spettacolo del Ministero e quindi l'idea è quella della rete che allarga i confini territoriali mettendo in relazione molte località importanti delle Marche e allarga anche il periodo stagionale delle rappresentazioni, soprattutto nel periodo invernale. La novità quindi è un piano annuale e triennale di rete per un teatro da 10.000 posti, diciamo simbolicamente indicato come obiettivo di 10.000 posti. Si appoggia Fano, Ascoli, Fermo, si appoggiano a realtà consolidate come Pesaro, come Macerata, programmando unitariamente, annualmente e già adesso con una proiezione triennale l'attività. Risorse messe in comune danno la possibilità di mantenere e anzi innalzare il profilo e l'ambizione dei programmi. Consulente musicale di questa rete il maestro Vlad, che ha già lavorato tanti anni nelle Marche, è stato direttore a Roma fino a poco tempo fa e riconosciuto, diciamo, procacciatore e individuatore di nuovi talenti. Quindi la rete lirica nelle Marche si prefigge un compito non soltanto di risparmio ma di qualificazione e di produzione con obiettivi ambiziosi sul piano nazionale. Ma io penso che appunto questa rete non sia preclusa, che non sia conclusa e che quindi si debba essere, come dire, pronti ad accogliere nuovi ingressi per allargare ancora di più la rete, tra l'altro con esperienze molto importanti come quella di Iesi e di Ancona. Lo spettacolo del melodramma è uno dei più esigenti, complessi e anche più costosi. Pensare, come dire, come è capitato nelle Marche negli anni passati, che addirittura comuni di 4-5 mila abitanti potessero sostenere l'urto di una spesa e di un'ambizione artistico-culturale così impegnativa, è risultato un disastro. Per quello che riguarda l'organizzazione comune, intanto il programma che dà accesso sul piano nazionale e internazionale, gli accessi sui giornali e sui media, da quelli della rete a quelli radiofonici e televisivi, dallo stoccaggio e dall'utilizzo plurimo delle scene, sono tanti i vantaggi e pochissimi gli svantaggi. Difesa dell'identità
da un lato le tradizioni che vengono, come dire, a essere valorizzate e dall'altro messi in comune degli sforzi organizzativi che allargano le prospettive, non le restringono. Ma i presupposti sono quelli annunciati un po' di tempo fa, finalmente arrivare ad una sinergia, ad una rete efficace tra tutti i teatri per consentire ai teatri lirico ordinari di ottenere il riconoscimento ministeriale del FUS, di fare sinergie ed economia di scala e di rilanciare sulla qualità e sulla formazione del pubblico giovane. Questi erano i presupposti e con uno sforzo incredibile oggi dimostriamo che ci si può arrivare partendo subito da gennaio per poi proseguire a marzo con due produzioni di alta qualità per poi andare avanti durante tutto il 2015. L'obiettivo è che la Regione, e questo è il compito assegnato al Consorzio Marche Spettacolo, possa finalmente muoversi da un punto di vista della produzione lirica come un sistema e valorizzando le tante qualificate masse artistiche e tecniche della Regione. Il consorzio è nato per questo, i teatri e gli enti che fanno produzione lirica continuano a lavorare nell'assoluta autonomia, la rete è promossa dal consorzio e questo aiuta e lo stiamo dimostrando con i numeri, con i dati e con quello che faremo nel 2015. Il compito adesso però passa ai singoli enti e ai singoli teatri.